Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video di analisi e caffè. Il caffè ce l'abbiamo, lo mettiamo sempre giù e possiamo cominciare ad andare ad analizzare cosa è successo in questa settimana e quindi nell'ultima settimana del 2022 e quello che succederà nel 2023. Insomma, abbiamo preso il pronostico della settimana scorsa con quello di questa settimana. Quindi abbiamo toccato tutti i punti specifici e ha rispettato perfettamente la nostra analisi e i nostri target. Ma veniamo subito noi e passiamo subito al grafico per vedere quello che ci dice il mercato. Eccoci quindi nuovamente sul nostro grafico del venerdì. Cosa vediamo? Ecco, volevo aprire questo video con questa immagine, proprio che è quella della quale avevamo parlato settimana scorsa, ovvero che avevamo detto un ritorno a ribasso del prezzo ed è così stato, ok? Però questo l'ho voluto anche incentrare sul fatto del abbiamo visto la ciclicità, abbiamo visto i cicli, perfetto, la ciclicità è venuta un po', diciamo, tra virgolette a mancare, ma cosa avevano detto? Avevano detto che su fine dicembre si poteva avere un'ulteriore chiusura, quindi non esattamente il 25/27, ma la chiusura proprio del mese in sé. E così sta avvenendo. Adesso vediamo un po' come reggerà questo livello, perché è un livello molto importante dove c'è molta liquidità in questa fascia da andare a prendere, e quindi vedremo un po' come si comporterà. Quello che è sicuro è che le ciclicità, quindi minime più piccole, cambieranno, ok? Questo è importante da tener conto, ma da tener conto che cosa anche? Quello che avevamo avuto anche a livello volumetrico, perché a livello volumetrico avevamo questa zona qua di interesse che però non è stata sfruttata, o perlomeno è stata proprio rifiutata al momento, ed è stato invece utilizzato questa situazione per andare a creare una piccola resistenza, ok? Che è andata poi a ribasso e ora siamo su queste fasce qua importanti con meno volumi. Se facciamo un po' zoom out e andiamo un po' indietro, prendiamo delle zone dove abbiamo visto le zone di interesse che erano state prese e poi rifiutate con questa lenta distribuzione, e quello che vediamo è che abbiamo qua il picco massimo dei volumi che è stato in questo caso rifiutato nuovamente, quindi utilizzato come resistenza per andare verso ribasso, e siamo su una zona di interesse nuovamente. Ora, quello che noi possiamo avere come zone di interesse potenziali comunque da andare a prendere sono i 16,3 e poi successivamente i 15,8 o i 16,150. Se invece facciamo ancora zoom out e andiamo a prendere il crollo prima di FTX ancora un po' più grande, quello che vediamo è costante lateralizzazione su questa zona di interesse con sotto dei vuoti, comunque il 16,2, la zona dei 15,8 e poi successivamente i 15,7. Quindi abbiamo delle zone molto interessanti da andare a vedere. Quello che non si fa più fede in questo caso a questo ciclo per il momento, anche se potremmo avere un piccolo tocco, quindi un altro rifiuto di queste zone per poi rimbalzare nuovamente, ma dobbiamo prima vedere come si comporta su questa fascia, che è l'altra fascia importante dove ci sono stati grossi accumuli di ordine. Sicuramente qua ci potrà essere una grande liquidazione di posizionamenti a rialzo, ok? Questo secondo me è da tenere molto molto da conto. Per il resto c'è ben poca roba da fare, perché al momento vediamo che non c'è molta appetibilità sul mercato, molto tranquillo, molto piatto, volumi scarsi, anche comunque gli ordini e le posizioni perpetual sono diminuite parecchie, gli spot sono continuamente comunque a ribasso, e quindi vediamo un costante disinteresse in questo momento causato poi dalla festività. Ma capiamo anche che senza il mercato classico le cripto non è che abbiano tutta sta grande movimentazione, no? Festa o non festa che sia. Quello che è che vediamo che le ultime notizie ovviamente hanno dato un po' di scossoni che stanno premendo sempre verso ribasso, come avevamo detto. Quindi ottica ribassista nuovamente, perché se ritorniamo sul nostro mensile nuovamente c'è tutto tranne che il rialzo in questa conformazione. Tra l'altro guardate un po' questa candela, se eliminiamo questa zona e quest'altra si riesce a vedere meglio, risalita, rimangiata tutta completamente, più del 50% della candela. Adesso dobbiamo vedere comunque come chiuderà il mese, perché mancano ancora oggi
e domani, però, sostanzialmente a Capodanno la vedo dura che possa venire fuori qualcosa, però mai dire mai su Bitcoin sicuramente. Visto questo, bene, dobbiamo attendere la chiusura per poi fare delle altre analisi più specifiche. Se andiamo a vedere, vabbè, no, non Phantom, ma Ethereum, siamo praticamente nella stessa situazione, più o meno. Un po' meglio rispetto a Bitcoin. Abbiamo dei punti di interesse molto interessanti. Questo è l'altro punto di interesse che combacia su queste zone e queste zone. Quindi sui 1100, sfondati questi, ovviamente ritorniamo successivamente sui 1000 e poi così via. I target ovviamente sono più bassi. Andiamo a vedere il mensile anche su Ethereum. C'è una situazione sempre di ribasso. Ok, come vediamo, non è molto distante da quella conformazione che c'era stata nel 2018, ok? Che è andata proprio a ribasso totale con comunque un bel 93% in meno. Ok, in questo momento, vediamo un po', non ho mai fatto il calcolo. Ha raggiunto un meno 81, siamo un meno 76, 75-76, un po' come Bitcoin. Quindi questo è quello che vediamo. Se vogliamo andare invece sull'S&P 500, beh, sul mensile non ci discostiamo più di tanto come avevamo visto. In questo caso ciclicità in continuazione, quello che abbiamo, i cicli in verità a livello di combaciamento per quanto riguarda i minimi ci siamo, però adesso dobbiamo vedere come si comporterà su queste zone. Fatto sta che comunque la visione è sempre ribassista anche su S&P 500, molto probabilmente su queste zone qua di interesse, comunque dei 3200, potrebbe essere la parte secondo me più interessante come test di prezzo e qui potremmo avere poi ovviamente una situazione di interesse generale per andare a collocarsi. Perciò questo è quello che abbiamo al momento sui vari mercati, sia cripto che comunque tradizionali. Vedremo un po' come si aprirà questo gennaio con la riapertura dei mercati e vedremo un po' se festeggiare un nuovo minimo. A mio avviso, sinceramente, i minimi ce li vedo arrivare e saranno comunque su target, come avevamo visto, su delle zone del genere. Questi qua sono un po' più estremi, ovviamente, sui fino ai 10.000, a mio avviso, sono dei punti molto interessanti che potranno dare un bello scossone al mercato delle criptovalute. Bene, cari criptoaffezionati, abbiamo visto un'altra analisi dedicata per quanto riguarda Bitcoin, con una piccola occhiata sull'S&P 500. Quello che abbiamo visto è un mercato noiosissimo per questa settimana, ma avremo dei mesi successivi del 2023 molto interessanti. Ricordatevi molto bene, abbiamo preso tutti i target come detto, ma vedremo un po' che cosa succederà nei primi mesi, quindi il Q1 del 2023. Vi svelo una piccola cosa: per me i primi due quarti del 2023 saranno molto, molto, molto interessanti. Quindi mi raccomando, sostenetemi con un bel like, iscrivendovi al canale e accendendo la campanella perché ci saranno degli aggiornamenti molto interessanti sia a livello dei mercati, sia ovviamente a livello airdrop.